stessi attori che adesso vedete questa sera uniti tra voi, quindi non sono i primi venuti, sono tutti ragazzi che attraverso immensi sacrifici hanno portato avanti un certo discorso teatrale. Stasera li vedremo. Io il lavoro non lo conosco, quindi non vi posso dire niente, ma sono certo che sarà quello che deve essere. E sono sacrifici, perché sono soldi, lavoratori, studenti, professionisti che dedicano parte del loro tempo libero a questa attività. Penso che sia inutile leggere personaggi, interpreti. È una farsa in due atti di Hernani Troiano e Rocco Caravaggio Lilli. Non sappiamo niente, non vi dico niente. Divertiamoci un momento. Vorrei soltanto ringraziare finalmente questi amici che si sono riuniti, augurando loro un buon successo per il lavoro e per la loro interpretazione. E soprattutto ringraziare voi per il cortese ascolto che volete loro dare. E io vi dico soltanto ciao cari amici, buon divertimento. La colazione è pronta. Don Gennà, una zuppetta calda calda, prendete. Però male. Avete detto qualcosa? No, stavo dicendo proprio quello che ci voleva. Senti, non mi dire che stanno già finendo i taralluccio col mielo. Non stanno per finire, ma sono già finiti. Questi che vedete sono gli ultimi. Gli ultimi? Ma che vai dicendo? Senti, ma se quella l'altro giorno ce ne stava una credenza che traboccava. Don Gennà, è che a voi piace un po'. Siete troppo goloso e vi scordate. Prima preparare i tarallucci ci vuole tempo, che io non tengo. Mamma mia, e ora chi sarà? Certo che in questa casa non ci lasciano mai in pace. Che faccio? Apro? Ma senti, che mi viene a dove andare, che ci vogliamo barricare in casa. Vedi un pochettino di chi si tratta, vedi? Sicuramente qualche maleducato che alle 8:30... Come comandare? Don Gennà, di là c'è la signora Quaglia che vi vuole parlare. Che faccio? Apro? Per l'amore di Dio, per nessun motivo al mondo! Non ci sono, sono morta, se vuoi, non c'è. No, e non posso. Come sarebbe a dire non posso? Ti sto dicendo, riferisci, non c'è. Ho già detto che state in casa. Mi scappa. Ma io mi domando il dico, se tu incontri una persona per strada e gli domande qual è la cosa più veloce... Mi scappato! Quella ti risponde il pensiero. No! La lingua! E mi è scappato! Che ci ha fatto? È una vita che stai... Allora, che mi viene a domandare? Che cosa devo fare? Hai combinato la frittata, farla entrare adesso! Che cosa devo fare? Fine della colazione! Assunti! Assunti! Sei tu Pasqua, entra! Scusate, Assunti, ma dovrei parlare un momento con Don Gennà. Siediti, Pasqua, siediti, che adesso ti offro babà. Babà! Ti piace, babà? Buono, babà! È una vera squisitezza, babà. Ecco, babà. Buono, babà! Babà! Mangia, basta! Don Gennaro non c'è, ma dì pure a me che fa lo stesso, Chi so?
sono arrivata alla siepe vicina alle rose. E beh? Ma allora tu non sei al corrente? Ma al corrente di cosa? Don Gennaro mi ha detto, ma Pasquale, tu al più presto devi portare tutte le siepi del giardino. E quando arriva la siepe vicina alle rose, che mi divide dalla proprietà di mio fratello, che è la bestia. Me lo devi fare a forma di papalla. E tu l'hai fatta fare? Sì, e no. Ovale! Nemmeno. Oh Gesù, come hai fatta, cinese? A mezza papalla. E l'altra cosa? Guarda che ti volevo. E ci stava Don Beppino. E beh? Quello mi ha detto. Questa siepe metà è mia e metà è di quel caino puzzolente e faccia gialla di mio fratello. Poi Pasqua, come ti permetti? Che l'ho detto io. E poi ha aggiunto, perciò la mia parte di siepe io la voglio quadrata. Che faccio? Che disgraziato, che disgraziato. Ti ha detto così per farci dispetto. Se Don Gennaro ti diceva di farla quadrata, l'amico Fritz la voleva a palla, hai capito? Capisco che questi non sono fatti miei. Ma vorrei sapere perché Don Gennaro e Don Beppino non si possono vedere. Pure sono fratelli. Caro Pasquale, è una vecchia storia che dura da 30 anni. 30? Perché? Perché Don Gennaro, quando era giovanotto, ha conosciuto una donna, Lilli. Dove? Ma dove cosa? Dove l'ha conosciuta? E che ne so io? Tu sai a dire che Pasquale, ma sei scemo? O ci fai? Lilli è il nome. Madonna mia, un nome lucano. Ma quale cane? Lilli era una ballerina. Una malaferta.